Allora, oggi Sonda in Onda ospita da Reggio Emilia i NERS, anzi tre quinti dei NERS, se non vado errato, manca tastierista e chitarrista, giusto? Sì, sì. Quei non sono venuti? Per lavoro. Lavoro. Per lavoro. Giustamente, infatti, avvocato si lavora. E quasi direttore mega galattico di una banca, quindi... Quindi, insomma, giustificati. Perché giustificati, ci mancherebbe. Allora, i NERS nascono in che anno? Nascono nel 2000. Nel 2000, sì. Quindi già 15 anni che fate musica insieme, sì. Giusto? Ok. E questo che è appena uscito è il quarto album, se non vado errato, sì. Che si intitola? Silence Brings Life. Ok. Ha letto, perché... Non si può essere giusta la copertina. Che si intitola? Sarà tre è il mio disco, sì. Il vostro disco. Ok, il vostro disco. Ha letto così, sì. Allora, questo disco come nasce? Nasce... Come nasce? Nasce dal desiderio di dare un seguito all'ultimo, che era stato un disco con cui siamo molti, molto affezionati. Poi, come sempre è successo, cioè, c'è stato un periodo, ma ne faremo un altro, ne faremo un altro. Insomma, sono nate nuove canzoni e quindi succede così. Noi ci troviamo, quando sentiamo le canzoni diciamo, dai, ci viene proprio quella... È cioè, tipo una, tra virgolette, una droga, no? Inevitabile perché, fare. Perché significa tante serate insieme a progettare, a arrangiare, tutto è anche un modo fondamentalmente poi per stare insieme. Certo, beh, immagino, vi conoscete da sempre più o meno, sì, no? Sì, sì. Ok. Però voi capite quando un pezzo può diventare un abbozzo di un pezzo, può diventare una canzone, oppure dovete lavorarci sopra? No, anzi, io ti dico, spesso la spontaneità è quel click che ti viene in sala, è la cosa che ci fa capire se una canzone potrà andare avanti. Spesso noi abbiamo fatto tanti abbozzi di canzoni, ma quelle che da sole non prendevano la strada giusta morivano. Venivano abbandonate. Sì. Assolutamente sì. Okay. Tu scrivi testi. Sì. Ecco, nei tuoi testi cos'è che vuoi raccontare? Raccontare, guarda, devo essere sincero, raccontare di preciso nulla, nel senso che non sono uno di quei parolieri che riescono a raccontare storie. Io faccio in modo che le mie emozioni, le mie sensazioni che ho all'interno riescano a unirsi e fondersi alla musica, e addirittura a volte mi sorprendo perché anni dopo, rileggendo un testo, capisco che effettivamente avevo bisogno di dire quella cosa lì in quel momento lì, ma nel momento in cui la dico non lo so. E quindi è un processo quasi, non dico di scrittura automatica, ma quasi, insomma, è più una cosa che vanno a sistemarsi tra di loro, non so come dire. Mi ha colpito quando ho visto la copertina, la foto in copertina. Me la raccontate questa foto in copertina? Allora, la foto in copertina è una foto che rappresenta un bombardamento su Reggio Emilia, che è la nostra città, e praticamente il desiderio era quello di creare un contrasto fra il titolo, che è un titolo di pace, sensoriale proprio, e di vita, e l'immagine, che è un'immagine di guerra e di violenza, ripresa però in un momento di silenzio perché dal cielo. E praticamente l'intento è quello di, attraverso il contrasto, stimolare le persone a pensare, a farsi, ci si fanno delle domande. C'è una corrispondenza opposta, non corrispondono le parole dell'immagine, ma riteniamo che possa essere stimolante. La musica deve far pensare, secondo voi? La musica deve far vivere, secondo noi, cioè deve fare sentire. Deve comunicare. Comunicare. E anche pensare. Ok. Bene, loro sono i NERS, fanno pensare e hanno un'immagine di copertina molto particolare.